Ebbene sì, la salute dei nostri animali è un aspetto molto importante e uno dei segnali di benessere o malessere arriva anche dalle feci. Oggi parliamo di un tema che non riguarda solo gli umani, ma anche i nostri amici animali. E nello specifico parliamo di costipazione, ovvero una diminuzione o difficoltosa evacuazione delle feci. A dire il vero, si tratta di un problema che si riscontra più nei gatti che nei cani, e tra i gatti colpisce soprattutto quelli di mezza età, con una percentuale maggiore nei maschi. Il primo segnale è naturalmente l'assenza di feci per alcuni giorni, oppure la presenza di feci dalla consistenza eccessivamente secca. Nei casi più gravi ci sono altri segnali che accompagnano la costipazione, come anoressia, vomito o perdita di peso. Se vedi un cambiamento nelle feci del tuo animale, i primi esami che controllerà il tuo veterinario saranno quelli del sangue e delle urine, che potrebbero svelare cause metaboliche come disidratazione e altre alterazioni, anche nel caso di valori normali. Negli animali giovani, soprattutto i gatti, che presentano episodi frequenti di costipazione, il veterinario controllerà anche il funzionamento della tiroide. Inoltre, le radiografie addominali dovrebbero essere effettuate per valutare l'entità del problema e cercare eventuali cause. Altri esami che possono aiutare il veterinario a trovare le cause che portano alla costipazione sono l'ecografia addominale e l'endoscopia. In ogni caso è molto importante ripristinare e mantenere l'idratazione dei nostri amici animali e provvedere alla rimozione delle eventuali feci indurite. Con un po' di attenzione e cura, la funzione intestinale dei pazienti tornerà regolare.